prima che mi insultiate nei commenti, a mia discolpa devo dire due cose. Numero uno, ho il frigo completamente vuoto e la mia dispensa, diciamo che piange. Se non per questa zona di cose preconfezionate, abbiamo la quinoa, il risottino, riso basmati, risotto alla milanese e iniziamo a salire l'ignoranza con questa pasta e fagioli. Ma la hit del giorno sono questi fusilli alla carbonara. Due porzioni, cuoci in 7 minuti, prodotto disidratato. Ora, la storia, giusto per contestualizzare un attimo il tutto, è che qualche settimana fa mia nonna è andata a fare la spesa e mi ha chiesto se volessi qualcosa. Le ho detto, prendi un po' di questi risottini qua già pronti. E adesso lo so, arriveranno tutti i fenomeni di cucina. I risotti già pronti, gne gne gne. Chiaro che non sono a livello del risotto fatto e bla 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 bla. Però sia questi qui di Esselunga, sia soprattutto quelli Knorr, che mi piacciono tanto, costano poco e per chi come me odia cucinare e vive da solo, sono la salvezza. Infatti se non li apprezzate vuol dire che non vivete da soli. Oltre al fatto che scadono nel 2020, quindi vanno sempre bene come cose di emergenza da tenere lì. Detto questo però, mia nonna mi aveva portato un po' di bustine, io le ho messe tutte in dispensa senza neanche guardare. E stamattina la scena è stata proprio questa. Apro, guardo, cercavo il risotto giallo da fare e vedo i fusilli alla carbonara. Ho detto, devo farci un video. Quindi questo sarà un test dei fusilli alla carbonara preconfezionati di Esselunga. Leggiamo bene tutte le istruzioni. Si può fare anche al microonde. Ingredienti: pasta di semola di grano, olio di girasole, sciroppo di glucosio, siero di latte. Ci ha messo la panna, formaggio fuso, pancetta affumicata, sale, tuorlo d'uovo, erba cipollina, aglio, curcuma. La curcuma nella carbonara mi mancava. Pepe bianco, neanche nero, per noce moscata. Può contenere tracce di soia e sedano. Queste sarebbero due porzioni. Sono 175 grammi, ho fame, quindi me le mangerò tutte. E sono 1500 kcal. Super easy, si mette acqua nella pentola, si mette la bustina, 7 minuti, si gira e si fa. Non si scola la pasta, si condisce un minimo e poi è pronta. Prendiamo la nostra pentola. Tac. Servono 400 ml di acqua fredda. Useremo questa bottiglia come misurino. Ok. Grazie. Amici di Roma, perdonatemi. Lo faccio per voi. Vediamo un po'. Allora, oddio, sapete che pensavo peggio? Sono praticamente dei fusilli normali con della polverina e dei cubetti che sarebbe la pancetta. Stanno di piedi. Ok, aspettate che teniamo il fuoco basso magari. Imposto timer 7 minuti. 7 minuti a partire da ora. Grazie. Oddio, non capisco l'erba cipollina che senso abbia nella carbonara. Non ho commentato la pancetta al posto del guanciale perché penso sia l'ultimo dei problemi di questa carbonara. Però, vediamo, non ho visto esattamente il prezzo. Secondo me è una cosa tipo sui... Fatemi cercare sull'app di Esselunga. Alexa, quanto manca? Non lo so. Qua dice che costano 1,35 euro. Quindi considerate anche questo. Se prendete tutti gli ingredienti, non sto difendendo la carbonara di Esselunga, però. Alexa, quanto manca? Ho dei dubbi. Alexa non ce la fa. Il timer. Timer da 7 minuti cancellato. No, cosa? Mi ha cancellato il timer. Alexa non capisce più niente. Invece di diventare più intelligente diventa stupida. Scusa. Comunque si presenta così la situazione. Con questa erba cipollina e i cubetti di pancetta che galleggiano. E sono questi qua. Mentre sotto troviamo i fusilli mignon. Di base dobbiamo stare qui a girare finché l'acqua non evapora completamente. Vi dico, sono curioso di vedere cosa caspita uscirà. Se anche solo da lontano assomiglia a una carbonara. Ho visto che ci sono anche un sacco di altre paste così. Ci sono quelle del Decathlon, ho visto che tipo Human Safari ci ha fatto qualche video. Ci sono le zuppette, che però ho cucinato solo una volta, avevo fatto un disastro perché era diventato tipo cemento la lasciate stare. Le vellutate, le cose. Però nulla batte i risotti. Si sta creando una schiuma che... Fatemi abbassare il fuoco. Ma sapete che l'odore ha un retrogusto meh, però assomiglia alla carbonara. Ma perché devo mettermi a fare sti video qua? Comunque se avete altri prodotti di questo genere da testare, suggeriteli qui sotto nei commenti, mi raccomando. E secondo me ci siamo quasi. Ah, bisogna solo far evaporare tutta l'acqua. Che poi ufficialmente questa è la terza carbonara che cucino in vita mia. Cucino tra molte virgolette. Perché la primissima che ho cucinato ero qua in questa cucina e ci avevo fatto appunto il video. E oddio raga, sto facendo la mia prima carbonara. Sono emozionato. Tac. E guardate qua che piattino. E l'altra che ho cucinato è quella che ho fatto da bendato in compagnia del mio amico Giovanni Fois. Ci stiamo sfidando, è una sfida. Se non avete visto quel video andatelo a vedere perché è epico. Fatto sta che ci siamo raga. Ancora qualche minutino. Vi dirò, pensavo molto 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 peggio, viste tutte le premesse.
Ma intanto non si è ancora attaccato niente alla padella. E già è un successone. Mescoliamo ancora un po' e ci siamo. Mettiamo pure il fuoco al minimo. Guarda qua che bella pasta. Ok, spegniamo il fuoco e lasciamo mantecare un pochettino. Senti qualche odorino. Da. Ma mettiamo un po' di pepe. Ci dobbiamo accontentare di questo gran abiraghi. Però buttalo via, costa più questo che la pasta. Ne mettiamo tanto così copriamo il gusto. Ok, un altro po' di pepe solo per decorare. Allora, l'impiattamento è uscito bene. Un po' di acquetta in caso dovessi soffocare. Il colore non è particolarmente giallo, non di certo come la maglietta, però non è neanche male. Mescoliamo il tutto. Altro po' di grana, va. Non so se sono pronto. Prendiamo anche un po' di pancetta. Iniziamo con questo bocconcino. Hey, bocconcino. Vada, vada. Allora, non è tossica, e questa è già una buona cosa. È un po' troppo papposa. Mi sa che avrei dovuto cuocerla un po' a fuoco più alto. La pancetta non l'ho capita, adesso provo a mangiarla da sola. No, la pancetta è proprio da ha quel retrogusto di carne non particolarmente buona, diciamo, per stare leggeri. Ma sono perplesso, nel senso non è né una roba proprio schifosa. La pasta invece con questo uovo più latte disidratato e cose varie è assolutamente mangiabile. Anche questa non sa di molto. Ovviamente definirla carbonara sarebbe come paragonare me a Cristiano Ronaldo. Però non fa schifo ed è assolutamente mangiabile. Ricorda molto una normalissima pasta con la panna e il prosciutto, per dire. Cioè, io mi aspettavo una roba molto molto più disastrosa. So già che adesso arriveranno tutti i fenomeni nei commenti che scriveranno: ah, ma allora si vede che tu non sei di Roma e non hai mai mangiato una carbonara buona. Sì, sono passati 5 minuti ed è già diventata tipo calcestruzzo. Vorrei proprio vedere questa pasta e fagioli a questo punto, però non ho assolutamente la voglia di provarla ora. Altro grana, c'è più grana che carbonara. È incredibile però come l'odore ricordi tantissimo quello di una vera carbonara. Sì, secondo me potevano risparmiarsi di mettere la pancetta. Sì, secondo me è la pancetta il problema grosso. Perché alcuni pezzettini hanno un retrogusto che proprio non è particolarmente il massimo, diciamo, per rimanere leggeri. Perché come ci ha insegnato la nostra mamma, non si dice che il cibo fa schifo. Fredda non si può veramente mangiare, ragazzi. Non la butto perché non sprechiamo il cibo. Se starò male, vi ho voluto bene. Se starò male, vi ho voluto bene. Siamo addirittura di arrivo. E via con l'ultimo boccone. Guarda, farei anche la scarpetta, ma purtroppo non ho del pane in casa. Ha, che sfortuna. E niente, questo era semplicemente un video test di sta roba qui. Meno male che esiste l'acqua. Quindi dagli archi della mia umile cucina era tutto. Carbonara dell'Esselunga assolutamente bocciata. Ci sarebbero tanti altri prodotti, consigliatemi magari cosa potrei provare in futuro. Ciao. C'è un ragazzo che non ho idea di chi sia, che dal palazzo di fronte al mio palazzo, là, mi ha visto con la fotocamera in mano e mi ha urlato: vai a lavorare. Trovati un lavoro vero, youtuber. Trovati un lavoro vero. Detto ciò, qua trovate altri due video da guardare. Qua vi iscrivete al mio canale. Dobbiamo arrivare a 1 milione di iscritti. Ce la possiamo fare? E ci vediamo alla prossima, se non muoio a causa di robe strane contenute in questa carbonara. Ciao!